Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Poggio a Caiano in Forma. Questa sera faremo una lunga chiacchierata insieme all'assessore Maria Teresa Federico perché parliamo di vari argomenti, dal drive-thru attivato qua nel comune di Poggio a Caiano grazie alla locale Misericordia, al ritorno dei buoni spesa per i cittadini in difficoltà economica a causa del Covid, per arrivare poi al contest natalizio per entrare dentro lo spirito del Natale qua nel comune di Poggio. E ne parliamo appunto con l'assessore Maria Teresa Federico, in quanto assessore innanzitutto alla sanità, se parliamo del drive-thru. Drive-thru che è stato attivato in via Soffici 87 grazie appunto alla Misericordia di Poggio a Caiano, un servizio che, lo ricordiamo, consente di effettuare i tamponi molecolari ma anche quelli rapidi antigenici direttamente dalla propria auto. Allora, il presidio drive-thru può effettuare 150 tamponi a settimana, che saranno suddivisi la domenica mattina circa un centinaio dalle ore 10 alle ore 13 e il lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Come detto, una delle particolarità di questo presidio è quella di effettuare tamponi non soltanto molecolari ma anche rapidi antigenici come funzione di supporto ai medici di base. Esatto. Noi abbiamo lavorato tanto in questo periodo per poter fornire ai nostri cittadini di Poggio a Caiano e anche all'area limitrofa, naturalmente, perché parliamo di beneficio per i comuni medicei, naturalmente, per offrire dei servizi sempre più di prossimità. Ed è per questo che la Confraternita della Misericordia è un ottimo supporto per quanto riguarda le urgenze dei medici di medicina generale. Cioè i medici che ritengano opportuno e urgente dover fare un tampone immediato rapido, a quel punto hanno la possibilità di poter usufruire di questo servizio e di questo appoggio appunto fornito dalla Misericordia di Poggio a Caiano. Essendo in convenzione con l'ASL, qual è la modalità di accesso? Allora, è possibile già dalla scorsa settimana, quindi si parla di giovedì perché il convenzionamento è avvenuto veramente pochissimi giorni fa, è possibile accedere tramite al sito regionale delle prenotazioni dei tamponi, per cui si aprirà la pagina con tutte le disponibilità e dove il cittadino potrà trovare tutte le disponibilità dell'area pratese e anche le 150 disponibilità su Poggio a Caiano. Precisiamolo, occorre la ricetta medica. Naturalmente sì, questa è una richiesta che naturalmente viene dal medico di medicina generale. Quanti tamponi sono stati effettuati in questa prima settimana di servizio? Allora, domenica sono stati fatti circa, se non ricordo male, 42 tamponi, perché appunto la richiesta e l'apertura è stata proprio di questi ultimissimi giorni. Anche lunedì sono stati processati altri tamponi, non ricordo esattamente il numero, però ci aspettiamo, anche se c'è un calo naturalmente dei contagi, ci aspettiamo che naturalmente anche a Poggio a Caiano questi 150 posti saranno riempiti. Ad animare, per così dire, questo presidio ci sono i volontari della Misericordia di Poggio a Caiano. Esatto, i volontari della Misericordia che veramente fanno tanto. Noi dobbiamo ringraziarli anche perché sono loro che fanno anche parte del nucleo della protezione civile e di servizi alla cittadinanza, ne stanno offrendo tanti insieme al comune di Poggio a Caiano. Vorrei ricordare anche il servizio Siamo con te, ovvero il fatto che sempre la Misericordia di Poggio a Caiano porta la spesa a casa dei quarantenati, laddove appunto ci sono dei bisogni, delle necessità e una situazione familiare priva di rete e di sostegno. Con la prossima domanda mi rivolgo a lei in quanto assessore al sociale, perché tornano a Poggio a Caiano i buoni spesa per i cittadini in difficoltà economica. Quante sono questa volta le risorse a disposizione del Comune? Allora, anche questo è un punto molto importante, perché il Governo ha stanziato, proprio come nei mesi più caldi, marzo e aprile, ha stanziato ben 400 milioni di euro. E a Poggio a Caiano ne sono toccati allora e ne toccano adesso ben 53.000. Anche in questa seconda tornata abbiamo la possibilità di erogare dei buoni spesa per coloro che sono in difficoltà, perché è bene che il Comune non lasci solo nessuno, per cui tutti coloro che hanno una situazione critica
hanno perso il lavoro, non hanno ricevuto magari dei guadagni che avrebbero dovuto ricevere in questo periodo molto particolare, è evidente che noi possiamo intervenire. È molto semplice, perché sul nostro sito del Comune di Poggio a Caiano trovate una semplice autocertificazione dove sarà necessario scrivere il nome, il cognome, quelli che sono i redditi della famiglia, quindi non è necessario allegare un ISEE, naturalmente noi verificheremo, però ecco, è un'autocertificazione dove sarà necessario allegare soltanto il documento di identità della persona interessata, chiaramente è uno a nucleo familiare, e dove è richiesto che venga un po' descritta la situazione familiare e il motivo per cui c'è necessità di questi buoni. Chiaramente si parla principalmente di perdita di lavoro. Una cosa importante, che è un pochino la novità di marzo, rispetto a marzo, scusate, è che i buoni avranno un taglio minimo di 50 euro, quindi sarà possibile poterli spendere come l'altra volta nei negozi che sono convenzionati con noi e naturalmente principalmente per la grande distribuzione, quindi supermercati, perché non ci dimentichiamo che si tratta sempre di beni di prima necessità. Poi naturalmente un altro aspetto è legato al tempo della spesa, perché sul buono ci sarà scritto, ovviamente sarà nominativo, ma ci sarà anche scritto che questo buono dovrà essere speso entro 10 giorni dal momento in cui questo viene rilasciato dal Comune di Poggio a Caiano. Fino a quanti buoni possono essere dati a famiglia? Allora, noi facciamo un conteggio di circa un mese, quindi si parla di una spesa mensile. Quindi naturalmente è possibile fare anche una seconda richiesta. È evidente che dobbiamo anche vedere, in base alle risorse, quanti di queste si riescono ad evadere e ovviamente passano avanti quelle che sono le precedenze. Nei mesi precedenti, quindi parlo di marzo, aprile, maggio, noi siamo riusciti a evadere ben 300 domande, che sono tante per un comune come Poggio a Caiano, dove c'erano anche delle seconde richieste, però appunto si parla di un periodo che si è prolungato nel tempo. Pertanto abbiamo dato, io parlo di media, circa 170-180 in media euro a famiglia. Poi naturalmente le persone singole, nuclei familiari più numerosi, chiaramente sono stati visti molti aspetti. Posso soltanto dire che in una media di carattere nazionale la spesa media per una famiglia di circa 4 persone si aggira intorno alle 500-540 euro, quindi grosso modo si tratta di queste cifre. Ci avviciniamo a Natale e per entrare appieno nello spirito natalizio il Comune di Poggio a Caiano ha lanciato un contest fotografico. Di cosa si tratta? Allora, questa è un'idea che ci è venuta proprio in questi giorni e in questo periodo molto particolare e ha proprio a che vedere con il Natale. Beh, noi abbiamo pensato che nonostante tutto, forse nelle famiglie quest'anno sarà un Natale un po' diverso, forse per qualcuno più sobrio e forse per qualcuno anche un po' solo, perché sarà difficile poter stare accanto ai propri amici, ai propri parenti, ai propri affetti. Però noi non vogliamo perdere la speranza. Diceva il sindaco, quando abbiamo acceso l'albero di Natale proprio ieri sera, che mentre a marzo, aprile abbiamo riempito le nostre case di arcobaleni con su scritto ce la faremo, andrà tutto bene, noi oggi vogliamo invitare le nostre famiglie di Poggio a Caiano ad accendere la speranza. Accendiamo le nostre luci, le luci che abbiamo a casa, quelle vere e perché no, anche quelle che riusciamo a creare. E questo contest, che è un piccolo concorso fotografico, si inserisce proprio in questa cornice natalizia. È rivolta alle famiglie che abbiano al loro interno dei minori da 0 a 18 anni, quindi tutti i minorenni, che hanno la possibilità di fare una fotografia
che abbia come oggetto e come tema il Natale. Faccio qualche esempio. Puoi fotografare un albero, puoi fotografare un piccolo lavoretto che magari hai fatto a casa in questi giorni di chiusura. E perché no, puoi fotografare un racconto, un tema o un lavoretto che magari sei riuscito a fare a scuola. Naturalmente c'è bisogno anche dell'aiuto della famiglia perché questa foto andrà caricata su uno dei nostri social, quindi parlo di Facebook, Instagram per quanto riguarda il sindaco, con un hashtag dove ci sarà scritto il nome e il cognome del bambino o del ragazzo che ha partecipato a questo concorso. L'hashtag è Accendiamo Poggio, che è il titolo del nostro Natale poggese, e vinceranno i primi 5 che avranno ottenuto più mi piace, più like, come si dice in gergo un pochino più giovanile. E in che cosa consiste il premio, la premialità? Abbiamo pensato di mettere a disposizione una piccola cifra, simbolica però significativa in questo Natale un pochino particolare. Noi abbiamo pensato di premiare 5 fotografie con ben 5 buoni da euro 100 che potranno essere spesi nelle cartolerie di Poggio a Caiano e potranno essere acquistati naturalmente non soltanto materiale scolastico, ma anche tanti e tanti libri, insomma quello che riusciamo a fare con 100 euro. Ripeto, è una piccola cifra però significativa. È un contest, è un concorso che si aprirà questo sabato, quindi il 12 di dicembre. E andrà avanti fino al 6 di gennaio. Dopodiché potrete naturalmente in questo periodo caricare tutte le fotografie, una foto mi raccomando per nucleo familiare, i fratelli si metteranno d'accordo, magari lavoreranno insieme. E a partire dal 6 gennaio, anzi dal 7 gennaio, il sindaco farà la proclamazione ufficiale. Dopodiché, appunto, i vincitori potranno prendere appuntamento presso il nostro comune per venire a ritirare questo buono. Quindi anche un aiuto che si dà alle attività commerciali del territorio, di fatto, visto che i buoni possono essere spesi nelle cartolerie di Poggio. Sì, esatto, l'abbiamo proprio pensato come un circolo virtuoso, come una catena virtuosa e come una rete legata al comune di Poggio a Caiano. Allora, grazie all'assessore Maria Teresa Federico per averci innanzitutto ospitato qui nella Palazzina Reale e aver conversato con noi. Grazie a voi e approfitto anche per salutare tutti quelli che ci stanno guardando e soprattutto i nostri cittadini di Poggio a Caiano e a tutti voi da parte mia e da parte del sindaco e di tutta la nostra giunta e di tutta la nostra amministrazione, veramente i nostri più sinceri auguri di Buon Natale. E allora, auguri e buon Natale, grazie per averci seguito con Poggio a Caiano in forma, ci vediamo nel 2021. Buona serata.